Filini fissò il campo da tennis per la domenica più rigida dell'anno. Dalle 6 alle 7 ante lucane. Tutte le altre ore, man mano che si avvicinava al mezzogiorno, erano già occupate da giocatori di casta sempre più elevata, direttori clamorosi, ereditieri, cardinali e figli di tutti questi potenti. Di qua! Ragioniere, sono qua! Da questa parte! Vengi, vengi! Ma cosa fa? A momenti sbatteva! Entrando a quell'ora negli spogliatoi del park tennis, vi trovarono tre giocatori rimasti lì dalla sera prima. Buongiorno. 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 Vadi, vadi. Si è messo al fresco, vero? No. La signorina Silvani era stata eletta per due volte consecutive Miss Quarto Piano. Fantozzi la corteggiava disperatamente da 7 anni. Ehi, Fantozzi, ma che fa qui? Ah, oh, buongiorno, signorina Silvani. Buongiorno. Niente, devo prendere una pratica qui della signorina Silvani. Sì? Io mi sarei permesso di omaggiarla di un nastro bicolore per la sua calcolatrice di somma. Io so che qui in ufficio non le danno, ah, e allora oserei... Che carino. Lei è veramente un angelo, Fantozzi. Che bel pensierino, grazie. Signorina Silvani, io, sempre se la cosa non la disturba, io vorrei... Signorina Silvani! Che c'è? Buongiorno! Buongiorno, signor Fantozzi. Non so se ha visto quanto è bello il sole che si riflette... Oh, bello! Ma va via, va! Una pratica urgente! Una pratica urgente? Gliela faccio io! Devo andare in toilette. Ma l'occasione si presentò il giorno del funerale della madre del mega direttore naturale Conte Lamberti, immaturamente scomparsa all'età di 126 anni. Fantozzi era nel pallone più completo. Mani due spugne, salivazione azzerata, manie di persecuzione, miraggi. Signorina Silvani. Cosa? Posso accompagnarla? Grazie, ma ho detto al geometra Calboni che tornavo in tram con lui e... Sì, ma mi permetto di insistere. Ma gliel'ho promesso, scusi. Perché io avrei portato la macchina. Allora, vi accompagno? Sì. Ne avremmo dovuto parlare oggi. Ho visto che meraviglia. Ma qui è proprio il paradiso terrestre. Piantiamo la tenda, ragioniere? La tenda? Sì. Pronti? Dove la piantiamo? Ma io direi qui. Scarichiamo qui. Qui? Sì. Ti attento un attimo. Ecco. Ma sta fregando mal! Italiani sempre rumore! Sempre cantare, chitarra e mandolino! Silenzio! Qui dormire! Tedeschi noi! Se non farai spellere da campi! Noi tedeschi, noi italiani mandolino! Zitto! La smetta con quel mandolino, altrimenti ci cacciano! Shh. Prima cosa... Prima cosa, piantare i picchetti. Ah, i picchetti. E devi vado a prendere. Yeah.